Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Tre ospiti, no, per dire la verità, gli ospiti sono cinque, ma va bene. Tre argomenti stavolta davvero completamente diversi. Nella terza parte parleremo di un'iniziativa della provincia nell'ambito del programma PotMiRu. Nella seconda parte parleremo di qualche cosa che si svolge a Gorizia. Nella prima parte saremo assieme al dottor Davide Daris, psicoterapeuta. Buonasera, dottore, grazie per Buonasera. essere venuto a trovarci. E parleremo di un aspetto diciamo così, di un aspetto della lotta contro la violenza alle donne molto, molto particolare, perché parleremo degli uomini che si rendono responsabili di Esatto. questi atti di violenza. Forse detta così è un po' complicata, ma insomma, facciamo riferimento ad un incontro che si è svolto la settimana scorsa a Ronchi dei Legionari, durante il quale il dottor Davis è intervenuto con un so il titolo era molto, molto particolare: La parola al lupo cattivo. Allora, procediamo per gradi. Intanto parliamo di Interpares, che cos'è? Allora, ringrazio l'associazione che ha fatto l'incontro che lei ha citato di venerdì scorso, Femminile Plurale di Monfalcone, e ci ha dato la possibilità anche di presentarci in quella sede assieme a un altro centro per i maltrattanti di Firenze. Ah, maltrattanti è Esatto. diciamo, la definizione, insomma, più rapida, ecco, più facile. Diciamo che questa è più facile. In realtà anche su questo si è fatta una riflessione e sarebbe meglio utilizzare la definizione di uomini che agiscono la violenza sulle donne, in modo per dare dignità anche a questi uomini che mettono in atto un comportamento piuttosto grave nei confronti della donna. Vuol dire, è un problema molto, molto particolare, molto discusso e estremamente, come dire, difficile da affrontare, insomma, immagino. Assolutamente. Noi abbiamo fatto questa presentazione e lo stiamo facendo già da alcuni tempi sul territorio regionale a Trieste, ma anche su tutto il livello nazionale, in quanto è un fenomeno estremamente diffuso. Viene affrontato dal punto di vista della vittima, per cui ci sono diversi centri contro la violenza sulle donne, che prendono in carico la donna, quindi la vittima di questo fenomeno, e da alcuni anni si è pensato di invece affrontare il problema all'origine, per cui chi è la causa? Ed è l'uomo. Quindi da alcuni anni sono partite delle iniziative in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana già da un decennio, mentre qui nel Friuli Venezia Giulia dal 2011 si è pensato, grazie alla collaborazione col GOAP, che è il Centro Antiviolenza delle Donne di Trieste, di creare anche qui una realtà che potesse affrontare questo problema dalla parte degli uomini. Diamo qualche numero intanto prima di parlare anche di come voi, di qual è il vostro lavoro, di come esercitate anche il vostro lavoro. Avete dei numeri che riguardano, gli episodi di violenza contro le donne? Sì, questo ormai fa un po', è la base di questi lavori perché già a livello nazionale ci sono diversi studi, indagini, e qui citerei l'indagine dell'Istat del 2007, in cui ha fatto uno studio sul maltrattamento verso le donne e ha individuato che ci sono. Si è riuscito ad evidenziare che ci sono circa 6 milioni di donne che hanno subito almeno una volta nell'arco della loro vita un episodio di maltrattamento fisico o sessuale Nel nostro nel paese? nostro paese. Beh, un dato abbastanza preoccupante, per dire la verità. Assolutamente sì. Quanto sarebbe rispetto alla percentuale della popolazione femminile? Il 30%. Il 30% accidenti. Il 30% e quindi una donna su tre nell'arco della sua vita, questo studio è stato fatto con donne tra i 16 e i 70 anni, ha dichiarato che ha subito un episodio di violenza nei
propri confronti. Questo è importante perché se noi facciamo un piccolo ragionamento possiamo capire che se queste donne, questo numero di donne elevato ha subito questo maltrattamento, significa che probabilmente ci saranno, se non altrettanti, comunque un numero sì, molto elevato di uomini che hanno agito questa violenza. Allora, adesso, anzi da un po' di tempo, forse nei paesi esteri già da qualche decennio, si è pensato di andare all'origine del problema e quindi riuscire in qualche modo ad affrontare il fenomeno della violenza di genere tentando di individuare questi uomini che causano questo, appunto, questo fenomeno. E quindi si è, adesso stanno iniziando a crearsi questi centri, tra cui Interpares, che è l'unico tra l'altro a livello regionale. Ok, ricordiamo per puntualizzare su un dato che, ripeto, è comunque preoccupante, che sono 6 milioni di donne che hanno denunciato almeno un episodio, cioè, almeno un episodio, quindi insomma, esatto, vuol dire, però fa comunque un numero che fa paura, ecco, insomma, perché se una su tre dichiara di essere stata vittima almeno una volta nella vita, è veramente, insomma, son numeri che dovrebbero far pensare. Fra l'altro, poi dopo, questo mi viene in mente adesso, sono fenomeni che non si capisce, cioè, non accennano a diminuire, oppure rispetto ad anni fa vengono maggiormente denunciati? Perché qualcuno potrebbe dire si è consapevoli della portata del fenomeno, si è consapevoli dell'assoluta gravità del fenomeno, ciò non di meno, cosa sarà? Una volta ogni settimana, una volta ogni 2 settimane ci si deve occupare di episodi di questo genere. Beh, il fenomeno è grave sotto diversi aspetti. Basta dire che nel 2013, se non ricordo bene, ci sono stati 200 casi di, o 180, credo, casi di femminicidio. Ciò significa che... Uno ogni 2 giorni. Esatto, esatto. Quindi questo dà un po' il senso della gravità del fenomeno. Rispetto anche all'importanza e alla rilevanza della violenza di genere, se noi ritorniamo su quel dato che citavamo prima, possiamo in qualche modo ricondurlo alla nostra realtà. Quindi, prima si parlava di percentuale, no? Quindi se ci sono 300, il 30% sì, di donne che hanno subito un episodio di violenza, questo significa che probabilmente anche nella situazione piccola, nella realtà nostra, una donna su tre può aver subito un episodio di maltrattamento. Allo stesso modo di come abbiamo fatto il ragionamento di prima, significa che ci saranno un uomo su tre che avrà agito questa violenza nei confronti della donna. E questo, se pensiamo a questa cifra, significa che dal momento in cui usciamo di qui al momento in cui siamo a casa, nel nostro edificio, tra i nostri vicini, tra i nostri colleghi di lavoro, possiamo capire che il fenomeno può coinvolgere non solo, diciamo, il lupo, l'estraneo, il violento, ma sì, proprio una persona che conosciamo. Allora, cioè, come il termine. Non è che voi vi prendete in carico di queste persone, no? Voi assistite. Come funziona proprio il vostro lavoro accanto agli uomini che appunto operano violenza, operano è brutto, che commettono violenza sulle donne? Sì, noi abbiamo pensato questo. Prima dicevo che la nostra iniziativa è partita su impulso del GOAP, che è il Centro Antiviolenza di Trieste. Perché uno dei primi obiettivi è quello di interrompere questo fenomeno di violenza. Per fare questo, però, è anche necessario dare la sicurezza necessaria alla donna. Quindi collaboriamo con il centro antiviolenza e, per riuscire a interrompere questa catena, che poi risulta anche essere intergenerazionale,
abbiamo valutato che il modo migliore sia quello di prendere in carico i casi che ci vengono segnalati, che per ora sono ancora pochi, nel senso che noi da quando abbiamo iniziato l'attività abbiamo avuto circa una ventina di accessi al nostro servizio, però molto pochi se confrontiamo invece i dati del GOAP che... A livello generale, però anche a livello locale, per cui il GOAP ha all'incirca 300 accessi all'anno, nell'ultimo anno ha questo tipo di cifra. Ritornando diciamo alla popolazione, su Trieste, che ha una popolazione di 200.000 abitanti, comunque i numeri sono molto pochi. Se parliamo poi degli uomini che agiscono violenza, i numeri sono proprio minimi, perché una ventina di persone ancora, diciamo, significa che il fenomeno è sottovalutato. Come vi vengono, diciamo, segnalati? Com'è che ve li prendete in carico? Come avviene l'affidamento, diciamo così, anche se sui termini poi bisogna sempre mettersi d'accordo? Noi prendiamo in carico queste persone che vengono segnalate o dai servizi sociali, oppure dalle partner che hanno, diciamo, che hanno questa relazione, hanno avuto una relazione con questa persona violenta, oppure ci sono rarissimi casi invece che vengono su invio spontaneo. Queste sono le maggiori casistiche. Teniamo presente che l'uomo violento, seppure il fenomeno sia molto diffuso, non ha per nulla interesse di presentarsi al servizio e quindi di prendere consapevolezza dell'agito violento, sì, perché è colui che commette il fatto. Ma voglio dire, si rende conto di quello che fa, oppure lo dà per, non per scontato, ma lo percepisce il suo comportamento come un comportamento dovuto? C'è molta poca consapevolezza, questo per vari motivi, perché questo fenomeno è stato analizzato sotto diversi aspetti, quindi c'è ancora un retaggio sociale e culturale che non permette nella nostra società ancora di prendere consapevolezza della diffusione di questo fenomeno di cui abbiamo parlato e abbiamo anche portato delle cifre, ma anche nella realtà della persona, di capire che con le proprie azioni mette in atto un comportamento violento per dei specifici motivi. Se può raccontarlo, insomma, perché poi immagino che, anzi no, credo che il vostro sia un lavoro anche molto particolare. Le ragioni di determinati comportamenti, quali possono essere? Perché qualcuna potrebbe essere, per l'amor di Dio, pure intuibile, no? Nel senso, magari, però credo che poi alla fine, se uno attua un comportamento del genere, molto spesso è senza una ragione plausibile. Apparentemente sì, in realtà, infatti, quando noi ci accorgiamo di questo fenomeno, lo leggiamo sui giornali, sentiamo parlare sempre di... Non avrei mai pensato, era una persona tranquilla, eccetera, eccetera. Oppure il titolo spesso che ci capita sott'occhio è quello del raptus, per cui uomo preso dal raptus uccide la moglie. In realtà questi comportamenti sono appresi e intenzionali, e questo lo si capisce quando anche si affronta con l'uomo questo argomento, che tende a negare e fa di tutto per minimizzare quanto agito, ma poi si viene a capire che in realtà questo comportamento viene messo in atto proprio per avere certi effetti sulla donna, quindi mantenere, noi diciamo, per entrare più nello specifico, una situazione di controllo e di potere sulla partner. Li mettete anche, voi, nel senso, nel vostro lavoro poi questi uomini vengono anche messi in contatto con le loro, diciamo così, vittime, eccetera, o non succede, non fa parte? Beh, qui bisogna... Sì, è vero, del resto il contatto in alcuni casi è quotidiano. Assolutamente, sì, anche perché ci arrivano delle persone che sono sposate, hanno dei figli, e quindi queste persone vivono quotidianamente ancora la vita con le proprie partner che magari che sono state vittime.
E di fatti sono proprio loro stesse tante volte che chiedono che l'uomo sia curato, a differenza dell'uomo invece che tende sempre a negare o a minimizzare. Però da parte della donna che chiede una cosa del genere è un atto di coraggio abbastanza notevole, perché... Assolutamente sì, perché esistono alcuni stereotipi e difatti prima parlavo di un retaggio culturale e sociale. E tante volte, parlando di questo fenomeno della violenza di genere, si sentono le persone che dicono: beh, ma se la donna è rimasta con lui, significa che gli andava bene così. In realtà, invece... Anche quelle, se va in giro con la minigonna, sta bene. Sì, esatto. Questa è una roba. Quindi bisogna anche capire perché la donna non riesce ad uscire e sia effettivamente un atto di coraggio. Perché poi si mettono in atto dei meccanismi perversi per cui la donna non viene ascoltata, magari dai propri familiari, oppure viene anche sconsigliata male, magari non trova neanche l'appoggio nei servizi oppure anche nelle istituzioni. E conseguentemente anche può avere un rischio diretto da parte dell'uomo violento, perché ricordiamoci che la maggior percentuale di omicidi avviene all'interno di questa realtà. Sì, verso le donne che hanno denunciato il marito. Sì, e magari si sono separate e sono divorziate. Tocco questo tasto solo una volta, poi dopo. Questi atti di violenza si estendono anche ai figli, oppure l'uomo violento riesce a fermarsi nei confronti del figlio e si sfoga, diciamo così, solo nei confronti della compagna, della moglie? Ma questo fenomeno ha molte sfaccettature. Sì, mi rendo anche conto che sì. In quanto sicuramente l'obiettivo, come dicevo prima, proprio per... È quello del dominio. Esatto. È il controllo di una situazione attraverso cui l'uomo non riesce a gestire in altro modo e quindi scatta questo meccanismo ancestrale di violenza nei confronti dell'altro. È ovvio che questo comportamento violento può avere vari livelli e sicuramente nelle famiglie coinvolge in parte più o meno importante anche i figli, ed ecco anche la violenza assistita. E quindi si cerca anche... Cos'è la violenza assistita? La violenza assistita è quel fenomeno molto diffuso. Vista. Ah, ho capito. Per cui i bambini, i figli, i minori assistono, diciamo, a scene di violenza che in qualche modo hanno un'influenza diretta sulla loro crescita, sul suo benessere psicofisico. Volevo chiedere una cosa, mi viene in mente adesso, per dire la verità, no? Lei non lo sa, ma io... queste trasmissioni vengo colto da dei raptus cinematografici che però aiutano molto anche a fare delle domande. In questo caso, molto spesso, no, noi insomma, parecchi film che non trattano l'argomento da un punto di vista, diciamo così, clinico o sociale, però insomma sono parecchi appunto i film dove assistiamo a scene di violenze contro le donne, eccetera, violenze sessuali, violenze fisiche, eccetera. In alcuni casi poi ci sono delle commedie dove voglio dire, commedie che se noi estrapoliamo l'elemento comico o l'elemento commedia, appunto, potremmo anche trovarci di fronte a determinati fatti, voglio dire, anche violenti. Io non voglio adesso citare per forza di cose la bisbetica domata, dove comunque... Però, insomma, voglio dire, c'è anche questo aspetto di cui tenere conto. Può influire in qualche modo in personalità magari facilmente influenzabili, deboli, eccetera? C'è questo rischio di identificazione? Vuol dire, uno che vede Toro Scatenato, dove c'è quella scena in cui il personaggio di Jack LaMotta picchia la moglie, vuol dire, può essere influenzato se uno non ha le barriere, diciamo così, psicologiche, culturali per non esserlo? Certo, questa è una riflessione molto importante che molti operatori nel campo si sono fatti. È verissimo che questi stimoli sicuramente influiscono,
Credo che bisogna considerarli come facilitatori, nel senso che la nostra società è un po' strutturata su su un aspetto maschilista, patriarcale. E quindi è ovvio che tutti quegli esempi, tutti quei momenti anche cinematografici che evidenziano, diciamo, una figura di maschio potente e magari anche forte, può influire su quelle personalità o comunque su quei soggetti che hanno maggiore fragilità. Qui mi tornano in mente altri stereotipi, per cui oltre a citare prima il caso del raptus, si sente parlare tante volte che l'uomo violento lo è stato perché magari ha fatto uso di alcol, di sostanze stupefacenti, oppure un malato di mente. Allora, l'utilizzo dell'alcol e di sostanze sicuramente influisce, ma è un facilitatore, tant'è che nelle statistiche si evince che ci sono molti uomini che non fanno uso di Sì, alcol ma e di che sostanze, comunque. non solo, ma quando diciamo, fanno uso di alcol, gli alcolisti che agiscono violenza domestica, agiscono questi comportamenti nel momento in cui sono sobri e quindi non sotto l'effetto di sostanze. Quindi ancora sì. Quando invece il discorso che facevamo prima, quando ciò si maschera da commedia, per esempio, adesso io non voglio insistere su questo fatto, però diciamo così, ci sono delle barzellette, delle gag, eccetera, ce n'era una, io devo dire, divertentissima di Raimondo Vianello che ho rivisto di recente, dove c'era uno che provava una cravatta e doveva scegliere la cravatta, l'abbinava, non so, ai pantaloni, alla camicia, eccetera. Poi dopo si scopre che utilizza questa cravatta per strozzare la moglie. Diciamo la verità, è una scenetta molto divertente. Però, voglio dire, alla fine, allora, qual è il confine? Come si riesce eventualmente a portare avanti un discorso comico senza arrivare a. È logico che c'è comico e comico, Vianello poteva permettersi una cosa di questo genere, altri assolutamente no. Però anche chi fa quel mestiere deve forse porsi alla lunga il problema. Ma la comicità appunto è utile proprio perché riesce anche a trattare degli argomenti talmente difficili che altrimenti si tenderebbe a non farlo. Difatti già questo, la possibilità di parlare di questo fenomeno, la possibilità di confrontarsi è già un inizio proprio per riuscire a capire, come dicevamo prima, l'entità del fenomeno, chi sono questi maltrattanti, che poi non sono i mostri, ma sono persone vicine a noi Certo. anche rispetto ai numeri che noi abbiamo. Quindi la comicità ben venga nel momento in cui può far parlare di più di questo e magari può anche riuscire a entrare laddove istituzioni, enti non Sì, perché riescono poi a c'è quell'altro farcela. discorso. Ecco, ma voglio dire, un rapporto guastato da questi episodi, poi si recupera. Come dicevo prima, è la prima cosa che le donne chiedono. Sono loro stesse le vittime, chiedono di recuperare l'uomo violento. Questo che cosa ci dice però? Perché uno potrebbe dire se io so che convivo con una persona violenta, perché devo recuperarlo? Se so che, cioè, è un atteggiamento, sì, voglio dire, è anche comprensibile perché magari una persona con quest'altra persona ha costruito un progetto di vita e quindi prima di smantellarlo certamente lo vuole recuperare, però sembra un po' strano a sentirlo. Ma questo potrebbe essere comprensibile nel momento in cui si analizza la storia sentimentale delle coppie, per cui l'uomo si presenta sotto certi aspetti in modi diversi e quindi può avere anche lui la capacità e la competenza di riuscire a innamorarsi, di essere affettivo con la donna. Questo non vuol dire che poi emergono degli aspetti invece violenti di Ho lui. capito. E quindi la donna magari si ferma su quei aspetti affettivi, sentimentali, emotivi importanti dell'uomo. Però, d'altra parte, non può sottostare a quel tentativo di sottomissioni, di potere, di controllo che l'uomo tende a fare. In più, diciamo anche,
che molte situazioni coinvolgono la donna non solo come membro di una coppia, ma come genitore. Ecco, sì, là immagino che le cose siano ancora più complesse. Assolutamente, anche perché sa che riuscendo a modificare il cambiamento dell'uomo potrebbe avere degli effetti molto positivi sui figli. Sui figli. E laddove invece il rapporto proprio padri violenti, figli che assistono, diciamo così, si recupera oppure là magari possono esplodere dei conflitti più avanti? Ma in entrambi i casi, sia che si parli del comportamento dell'uomo violento sulla donna, sia della violenza assistita, e quindi dei figli che assistono alla violenza, l'obiettivo anche della nostra associazione è quella di riuscire a creare un processo trasformativo dell'uomo, per quanto minimo possibile, però la letteratura, gli studi e anche le evidenze ci dicono che un cambiamento è possibile. Bisogna fare degli step dal punto di vista clinico, ma poi anche sociale e culturale, necessario però. Ok. Allora, siamo in chiusura. Non abbiamo detto dove avete la sede, se... Allora, noi siamo l'associazione Interpares e al momento svolgiamo i colloqui in varie situazioni, perché non siamo riusciti ancora a creare una sede propria. Però abbiamo una linea telefonica e quindi chi fosse interessato ci può contattare per tutte le informazioni necessarie. Ah, ok, abbiamo una bella notizia, nel senso che non c'è l'ospite che avrebbe dovuto essere, adesso non so se lei ha tempo, le chiedo di rimanere. Allora facciamo così, mandiamo un po' di pubblicità, giusto per capire anche un po' dove siamo, chi siamo, eccetera, e poi torniamo a questo punto sempre in compagnia del dottor Daris. Eccoci, torniamo in studio. Allora abbiamo recuperato gli ospiti, tutto tranquillo, togliamo questo titolo che non c'entra assolutamente niente, e ringraziamo il dottor Daris che è stato con noi precedentemente, e presentiamo le due ospiti che nel frattempo ci hanno raggiunto. Sono alla mia sinistra la dottoressa Margherita Reguiti, collega peraltro, insomma, adesso sempre, che è la direttrice, il direttore del periodico Studi Goriziani, di cui noi ci occupiamo, e la dottoressa Cristina Bragaglia, che è conservatrice della Fondazione Palazzo Coronini-Cromberg, che ha contribuito a questo numero di Studi Goriziani. Allora, io darò del tu a Margherita Reguiti per il semplice fatto che ci diamo del tu al telefono, quindi insomma si fa. E lei, insomma, darò del lei anche. Mi può dare del tuo. Posso? Vabbè, volentieri, questo mi fa molto piacere. Semplifichiamo. Allora, Margherita, che cosa sono? Che cos'è Studi Goriziani? Studi Goriziani è la rivista, la storica rivista della Biblioteca Statale Isontina, che è uscita per la prima volta nel 1923, quindi a tutti gli effetti una rivista storica che ha continuato ad essere pubblicata anche nei periodi più difficili, anche quindi durante i periodi bellici. È una rivista che ha saputo aggiornarsi negli anni, perché se prima aveva degli argomenti, diciamo, prettamente locali, soprattutto nell'ultimo numero vi è un lasso storico estremamente ampio per quanto riguarda i temi trattati, dal 1700 alla contemporaneità, e anche, diciamo, i temi sono sia di interesse locale che di interesse internazionale, spaziano dalla storia della musica alla storia dell'arte all'attualità in qualche modo. Noi dovremmo avere anche dei contributi ho portato regia. Anche per mostrare la copertina. Ecco, intanto questa è la copertina. E 107 vuol dire, ecco, facciamola vedere, 107 significa che siamo arrivati al numero 107. Al volume 107. Chiedo scusa se non lo richiedo, la periodicità è? La periodicità è, in questo momento dipende molto dai contributi, però diciamo uno all'anno, anche se nell'ultimo anno e mezzo c'è stata, diciamo, un'accelerazione della pubblicazione, perché sono stati pubblicati ben tre numeri. Il primo numero alla fine del 2013, che erano gli indici,
gli indici di studi goriziani. Poi un libro monografico dedicato a un testo in friulano di carattere religioso conservato alla Biblioteca Statale Isontina, e questo ultimo numero che invece è una miscellanea di temi molto diversi, come dicevo, storici e anche attuali. Ecco, perché difatti a leggere gli argomenti, insomma, c'è di che divertirsi per certi aspetti. Allora, adesso a me sembra tanto. Cristina, invece, il tuo contributo a questo numero che cosa riguarda? Intanto riguarda il luogo per cui lavoro, certo. La Fondazione Palazzo Coroni di Cronberg, e in particolare riguarda proprio il fondatore della Fondazione Coronini, il Conte Guglielmo Coronini Cronberg. Ricordo brevemente, perché per chi non l'avesse mai sentito nominare, il conte apparteneva a un'antica famiglia, è morto nel 1990, non avendo discendenti e eredi diretti, ha fatto una scelta molto importante per la città di Gorizia, perché ha deciso di lasciare il palazzo di famiglia con tutte le collezioni in esso conservate a una fondazione che è stata istituita appunto dopo la sua morte, e con il compito proprio di conservare, valorizzare e rendere accessibili al pubblico il palazzo e le collezioni. Lo studio che io ho realizzato per studi goriziani riguarda in particolare una mostra che Conte Coronini organizzò nel 1956 e che secondo me è direttamente collegata al progetto museale che lui ha voluto realizzare proprio con l'istituzione della fondazione. E il Conte è stato uno dei principali diciamo uno dei personaggi più importanti dell'ambiente culturale goriziano a partire appunto dal secondo dopoguerra fino al momento della sua morte nel 1990, ha organizzato alcuni eventi espositivi molto importanti, tra cui questa mostra del 1956, che è stata la prima grande mostra realizzata a Gorizia nel secondo dopoguerra, una mostra che si intitolava Il Settecento Goriziano. Ah. Ed era una mostra realizzata a Palazzo Athems negli ambienti e nelle sale di Palazzo Athems, che adesso è, che anche all'epoca e ancora adesso è sede, una delle sedi dei musei provinciali di Gorizia, e per l'epoca fu una mostra non dico all'avanguardia, ma una mostra che indubbiamente per il tempo e soprattutto anche per l'Italia costituiva indubbiamente una novità, perché non si limitò a esporre semplicemente gli oggetti secondo un criterio tradizionale museale, ma compì delle ricostruzioni di ambiente. Quelle immagini che stiamo vedendo? In realtà questi sono alcuni oggetti, dovrebbero esserci anche immagini di alcune sale del palazzo mm-hmm. Coronini attuale, che presentano delle precise affinità con gli ambienti che lui aveva allestito a Palazzo Athems nel 56. Okay, questo è il palazzo Coronini. E adesso dovrebbero scorrere anche alcune delle sale del palazzo. Alcuni ambienti settecenteschi, praticamente il conte, ecco, come questa camera da letto, si trovava quasi identica nelle sale di Palazzo Athems. In qualche modo, secondo me, la mostra del 56 è stata per il conte Coronini un'occasione in qualche modo per cimentarsi con questi allestimenti museali, che poi ha voluto riproporre in maniera permanente nel suo palazzo, che lui vedeva come un museo delle arti decorative, nelle quali i singoli oggetti non sono indipendenti, ma interagiscono tra di loro a ricreare nell'insieme l'atmosfera del passato, quindi di ambienti settecenteschi oppure ottocenteschi. Come quello che stiamo vedendo, esatto, in questo momento, che sembra proprio un momento di passaggio. Infatti questa è una stanza di inizio ottocento, e tra l'altro questa è la sala più famosa del Palazzo Coronini, perché forse non tutti sanno che proprio a Palazzo Coronini nel 1836 è morto l'ultimo re di Francia, Carlo X di Borbone, proprio in questa sala che il conte aveva voluto dedicare a lui. E quello nel ritratto? Questo è un altro ambiente ancora. poteva anche darsi da distante. Per ricollegarsi, diciamo, anche alle finalità che sono alla base dell'istituzione della fondazione e che hanno guidato il conte anche nella creazione, perché gli ambienti del palazzo adesso
quando il visitatore entra, ha davvero l'impressione di un'abitazione che è stata appena lasciata dal suo proprietario. E perché questo era, diciamo, l'intento che aveva il conte. E in realtà ogni stanza è accuratamente studiata, cioè ogni stanza è un vero e proprio allestimento museale. Non è arrivata così, diciamo, inalterata nel corso dei secoli, perché in realtà gli allestimenti risalgono, diciamo, dopo gli anni 50, tra gli anni 50 e gli anni 60. Però l'intento del conte era quello di dare invece l'idea di una abitazione della nobiltà del passato tra 7 e 800. Qual è la differenza, perché bisognerebbe poi visitarle anche, no? Qual è la differenza fra questo tipo di diciamo ricostruzione del reale, mettiamola così, e quello che magari organizzano i nobili inglesi nelle loro case, perché anche loro poi in fin dei conti, insomma, ricostruiscono la loro quotidianità, ecco. Ma no? C'è una stretta relazione, almeno per quanto riguarda il conte Coronini, perché lui proprio nell'introduzione del catalogo della mostra del 56 cita espressamente le dimore inglesi, le dimore della campagna inglese, oppure le dimore anche francesi, perché in Inghilterra c'era già da tempi immemorabili, già nell'Ottocento i nobili aprivano le loro residenze private in alcune giornate al pubblico. Soprattutto in Scozia. Sì, un po' anche in Jane Austen si cita questa abitudine, e quindi il conte le aveva assolutamente presenti, e per lui erano sicuramente un modello insieme ad esempio a Carezzonico, che è anche il museo del Settecento veneziano, anche lì un museo creato con ricostruzione di ambiente. Anche lì chiaramente artificiose, perché non sono arrivate inalterate nel corso del tempo, però l'idea è, attraverso oggetti diversi, ricreare comunque la sensazione del passato. Nel caso poi del Palazzo Coronini va detto che questi oggetti, anche se sono questi arredi, anche se sono ricostruzioni studiate dal conte, in realtà portano dietro di sé tutta una storia, perché comunque sono arredi di famiglia. Certo. E che quindi lui aveva ereditato e che aveva una loro storia, e che si portano questa storia anche negli ambienti. La ricostruzione del reale, ecco, sì, insomma, esatto. Per certi aspetti. Margherita, allora, uno parla di studi goriziani, Vittorini e Papini. Uno può anche saltare sulla sedia. Sì, può anche saltare sulla sedia, anche perché diciamo, sono due autori non recenti, non contemporanei, che però negli articoli che sono pubblicati in questo numero di studi goriziani, che peraltro vengono introdotti da un benvenuto al lettore curato, scritto, il coautore è Marco Menatto, presentano degli studi che sono inediti, in realtà dei saggi inediti, soprattutto per quanto riguarda Elio Vittorini. Vittorini, questa figura di grande autore, grande siciliano, autore, grande intellettuale. Credo, insomma, no, editore non si può dire, però... No, però era stato direttore, editore di riviste, di tante riviste importanti, ma soprattutto quello che, in estrema sintesi, perché i testi sono molto approfonditi, molto interessanti, sono numerosi perché sono complessivamente 10, dimostrano anche la modernità di Vittorini, il suo essere un autore europeo, il suo essere un intellettuale che si era mescolato con la politica. Infatti, è un esempio emblematico, un romanzo, diciamo molto, molto attuale, di un uomo che si era mescolato con la politica, andando anche allo scontro con la politica, perché famosissima la polemica con Togliatti. Ecco, ritorno. E tu anche autore del Garofano Rosso, no? Se non mi sbaglio. Sì, mi pare di sì. Sì, oltre a altri libri importanti come Conversazioni in Sicilia, Uomini no, Le donne di Messina. Ecco, e poi editore e direttore di grandi riviste, Politecnico, Menabò, riviste che hanno inciso nella vita politica e intellettuale della Papini è più sfumato. Papini è più sfumato. Vorrei aggiungere ancora due cose riguardo a Vittorini, perché diciamo sono i saggi portanti, un po' caratterizzanti, diciamo, di questo numero di studi goriziani. Vittorini visse a Gorizia dal 1927 al 1929. A Gorizia è molto amato, in particolare da Silvio Cumpeta, che è un filosofo, poeta, scrittore, ma è stato anche un politico, perché è stato presidente di un ente pubblico. Quindi una forma di intellettuale molto vicino a Vittorino.
intellettuale che però mette anche le mani in pasta con la politica. Quindi nel 1986 e nel 2006 erano stati organizzati due convegni per i 20 anni e per i 40 anni dalla morte. Vittorino è morto nel 1966. Che avevano avuto dei contributi molto importanti, perché posso citare Elio Bartolini, Elvio Guanini, Cesare De Michelis, Giancarlo Ferretti, che sono gli autori di questi testi critici che sono stati pubblicati nella rivista, aggiornandoli anche dove possibile. Ecco, quindi, e lo stesso è valso con Papini, che in qualche modo era legato alla figura di Michel Stetter, che comunque è il filosofo, diciamo, goriziano, di cui è stato recentemente festeggiato, ricordato più che festeggiato, i 100 anni dalla morte nel 1910. E quindi, diciamo, sembrava una cosa doverosa, ecco, presentare al pubblico dei testi importanti non pubblicati e approfondire questi due. Che cosa ci dice la storia, facciamo così, la storia di Studi Goriziani e la figura anche di Guglielmo Coronini, che cosa ci raccontano di Gorizia? Gorizia è una realtà che per noi triestini, insomma, è sempre qualcosa come si potrebbe dire, quasi di non definito, no? Nel senso, per l'amor di Dio, ma è una città che per certi aspetti ricorda Trieste. Vicini e lontane. Vicini e lontane, insomma. No? Il dialetto è lo stesso, insomma, adesso è inutile. Però c'è questa cosa. Da un punto di vista, proprio dal punto di vista della, diciamo così, della coinè culturale goriziana, che cosa ci racconta la figura di Coronini? Ma allora, la figura di Coronini è un quasi esemplare dell'ambiente goriziano, nel senso che apparteneva a una famiglia di origine italiana, perché i Coronini venivano dal Bergamasco, ma erano nel goriziano dal 500, quindi. Però erano una famiglia profondamente legata alla nobiltà austro-ungarica e all'impero, e erano una famiglia veramente multiculturale, perché si parlava, all'interno della famiglia Coronini si parlava normalmente il tedesco, l'italiano, il francese, e proprio adesso, in occasione, proprio l'altra settimana, abbiamo inaugurato una mostra dedicata alla scrittura. Si intitola Dalla penna d'oca alla macchina da scrivere, Guglielmo Coronini e la bella scrittura, perché è una mostra che, oltre a seguire l'evoluzione, ecco, alcuni strumenti, sì, e alcuni oggetti, oltre a seguire l'evoluzione degli strumenti della scrittura dal 700 al 900, ha anche una sezione dedicata proprio a Guglielmo Coronini, anche perché quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della sua morte. E Guglielmo Coronini aveva una scrittura molto particolare, molto elegante, molto ricercata. Tra l'altro, Maddalena Magni Pascoletti, che ha studiato proprio i suoi documenti, ha seguito l'evoluzione e la trasformazione della sua scrittura dagli anni giovanili fino alla maturità. E la cosa più interessante che emerse è proprio anche questo suo esprimersi correntemente in italiano, in tedesco, in francese, in inglese, e poi naturalmente lui conosceva molto bene anche lo sloveno, perché comunque le loro proprietà erano, loro avevano molte proprietà appunto in quella che era allora quella, quella che poi è diventata la Jugoslavia. E non solo, un'altra cosa interessante riguardo questo multilinguismo è una curiosità che è emersa, il fatto che lui si firmava anche secondo le diverse lingue, cioè se scriveva in italiano si firmava Guglielmo Coronini Cronberg, se scriveva in tedesco si firmava Willem, se scriveva in inglese si firmava William, e anche in sloveno, adesso non ricordo esattamente il corrispettivo sloveno del nome Guglielmo, e non ha trovato, non è stato trovato, non sono state trovate firme Guillaume, però sono state trovate lettere indirizzate a Guillaume Coronini, e quindi probabilmente si firmava che si anche. Ecco, e questo è diciamo una cosa abbastanza insolita, di solito si mantiene la propria o perlomeno si sceglie una nazionalità preferenziale. Lui magari si sente Guglielmo, si sente Willem, nel suo caso la dice lunga anche, sì, proprio su...
E questo è, ecco, uno degli aspetti più interessanti del Conte Guglielmo e di come in qualche modo riflette quello che comunque era una realtà che per Gorizia non era poi, cioè lui era sicuramente un personaggio fuori dall'ordinario, un personaggio eccezionale per tanti versi, anche un uomo di grandissima cultura, però in qualche modo rispecchia questa coincidenza. Sì, esatto, questa particolarità. E i studi goriziani, beh, non si discostano da... No, su Goriziani presenta un'estrema varietà, che è quella della ricchezza territoriale, di linguistica e anche culturale della città. E si sposta, nel senso che non si occupa solo di questioni goriziane, come dicevamo, ma dalla copertina, ad esempio, spazia alla Biblioteca Nazionale Danese. In copertina abbiamo scelto di mettere un'opera dell'artista goriziana Annibel Cunoldi Attems, altra importantissima famiglia nobiliare, che ha realizzato un'opera particolare che è la sintesi di immagine e di parola. Un'opera della lunghezza di 18 metri, 32 pannelli trasparenti sulle quali sono incise, diciamo, riprodotte delle immagini fotografiche abbinate a delle parole in latino, italiano, inglese, francese, danese. E sono delle parole molto particolari perché hanno tutte un riferimento ai temi ambientali, al rispetto della natura e al rispetto del territorio, perché quest'opera è stata collocata nel 2009 in occasione della conferenza internazionale per il clima. Quindi l'internazionalità da questo punto di vista. La regionalità viene anche valorizzata attraverso un bellissimo contributo di Corrado Albicocco, che è considerato uno degli artisti stampatori più importanti a livello internazionale, che tra l'altro mi dà l'occasione anche per ricordare che proprio ieri è scomparso il maestro Giuseppe Zigaina, che, diciamo, era un grandissimo estimatore di Corrado Albicocco. Corrado Albicocco riconosce sempre una grande gratitudine al maestro Zigaina perché fu il primo grande artista che gli affidò le sue lastre per inciderle. Peraltro Zigaina è anche, rappresenta al massimo la coinè artistica di questa regione, non soltanto per quanto riguarda l'arte pittorica, ma anche per la scrittura, no? Soprattutto artista, incisore, pittore, scrittore, sì, ricercatore vogliamo, anche. Se poi vogliamo anche il legame con Pasolini. Fortissimo. Lo inserisce proprio in un discorso, sì, è una di quelle perdite notevoli, fra l'altro, sì. Insomma, personalmente facciamo anche le condoglianze alla collega Alessandra Zigaina, certo. che è la figlia di Zigaina, ma insomma, poi sì. Il futuro come beh, adesso avete fatto tre numeri in poco tempo. Tre numeri in meno di un anno e mezzo, abbiamo dato veramente un'accelerata. Il futuro, noi confidiamo molto sul sostegno, diciamo, dei nostri lettori, perché certo non è una rivista popolare, non è una rivista a larga diffusione, però è una rivista molto apprezzata. Il fatto che abbia resistito nei secoli è già una cosa positiva. Diciamo che ci incoraggia molto il fatto anche che riceviamo tantissime richieste, anche di giovani studiosi e ricercatori, di poter pubblicare, quindi è prestigioso pubblicare su Studi Goriziani. Quindi credo che il direttore Marco Menatto non abbia assolutamente intenzione di mollare e ci daremo da fare, cercheremo sempre nuove possibilità di sostegno economico. C'era una volta anche una rivista che si chiamava Arte in Friuli, Arte a Trieste, che però è scomparsa, credo sia scomparsa, almeno non ne sento più parlare, e anche quella era una bella palestra soprattutto per chi veniva fuori dall'università, che poteva, misurarsi con la parola scritta. Poteva misurarsi con la scrittura. Certo. Ti chiedo, Cristina, solo rapidissima, perché ai 56 dobbiamo chiudere, se ci sono delle iniziative della Fondazione nell'immediato. Se mi già ho accennato la mostra, ho portato, si posso approfittare il catalogo che poi vi lascerò. E abbiamo questa mostra che sarà aperta fino al 4 ottobre, e come già ho spiegato, una mostra sulla storia degli strumenti della scrittura, sulla storia anche della calligrafia. Abbiamo, oltre agli oggetti, abbiamo anche ad esempio manuali da scrittura, manuali per la scrittura del 5 e del 600, che erano diciamo diffusissimi, insegnavano a scrivere, ma insegnavano anche a fare gli inchiostri, a tagliare le penne.
sempre illustrati. Questo è un esempio della calligrafia del conte Guglielmo. E, tra l'altro, il percorso coinvolge anche le sale del palazzo, perché abbiamo degli ambienti nelle sale espositive delle scuderie e poi le sale del palazzo dove ci sono gli scrittoi, cioè i mobili per la scrittura. Allora, siamo davvero in chiusura, vado un po' veloce perché abbiamo perso un po' di tempo, ma per colpa mia, peraltro. Allora, io ringrazio Margherita Leguitti e Cristina Bragaglia per essere state nostre ospiti. Vi grazie a te dell'ospitalità. Studi Goriziani, facciamo vedere la copertina del numero 107. Buon lavoro. Vi ricordo soltanto che pensavo che fossimo già alle 7.30. Dopo la pubblicità parliamo invece di un'iniziativa della provincia di Trieste che è la parte che riguarda la provincia di Trieste di Pot Miru, strade della pace, credo, se non mi sbaglio. Ci vediamo fra un po' di minuti, subito dopo la pubblicità. Grazie ancora a Margherita Leguitti e Cristina Bragaglia. Grazie. Ultima parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia del vicepresidente della provincia Igor Dolenz, buonasera, grazie per essere tornato a trovarci, e del dottor Pierpaolo Olla che è un funzionario della provincia, buonasera dottor Olla, grazie per essere venuto a trovarci, con i quali parliamo della parte che spetta alla provincia di Trieste del progetto Pot Miru. Il progetto Pot Miru lo abbiamo illustrato credo un paio di giorni fa, parlando soprattutto di quello che era stato fatto fra Gorizia e Nova Gorica. Adesso parliamo invece della parte triestina. Chi incomincia? Facciamo cominciare il vicepresidente. Dunque, Trieste, ovvero la provincia, una parte della provincia di Trieste era inclusa fin da subito nel progetto Vie di Pace Pot Miru, e in particolare con l'arrivo di una branca del percorso a Duino, quindi passando vicino al Monte Armada, che è un monte simbolo della resistenza austro-ungarica, quello che ha impedito di fatto probabilmente la chiusura della guerra prima, se fosse stato conquistato, però così non è andata, e quindi è stato non proprio l'armada, ma subito le colline prospicenti, il fight e così via, luogo di sanguinose battaglie. Quindi era uno dei punti su cui si basa proprio l'essenza del progetto Pot Miru. Noi abbiamo avuto una compartecipazione per poter effettuare degli interventi. Fin da subito erano previsti degli interventi sul Faro della Vittoria, sì, che è un luogo simbolico della grande guerra proprio di Trieste. Poi abbiamo avuto un ripensamento, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, di valorizzare il cimitero di Prosecco con la costruzione di un parcheggio, visto che lì manca un accesso adeguato e era ormai evidente che un grande interesse stava crescendo attorno al ricordo dei congiunti della tragedia della Grande Guerra. Però a causa di problemi tecnici insolvibili in tempi brevi, tra l'altro per un motivo molto caratteristico, una partita tavolare vergine e quindi mancanza di proprietario certo, e siamo ritornati sul progetto iniziale, che era quello di rendere più sicuro e fruibile il Faro della Vittoria, fruibile la cittadinanza, perché ricordo, il Faro della Vittoria è ancora un obiettivo militare. Poi ovviamente, come sempre, questi progetti hanno anche delle attività collaterali. Queste attività erano di tipo culturale, abbiamo predisposto due eventi, uno guerra di notte e notte di guerra, e l'albero storto, che sono state fatte presso il teatrino di San Giovanni, e poi anche tutta una serie di attività di promozione, partecipazione a convegni,
a tutta quell'attività che sta dietro un progetto importante come è stato PotMiRu, tant'è che c'è un'idea di continuare. Di farlo continuare. Tra l'altro noi abbiamo anche un altro filmato da far vedere, che potrà scorrere in sovrimpressione mentre noi parliamo, che è quello appunto del museo all'aperto della Prima Guerra Mondiale. Dottor Olla, sembra di capire che i progetti all'interno di PotMiRu siano incentrati sulla, non tanto o non solo, o comunque mettiamola così, sulla valorizzazione del territorio all'interno di un percorso culturale che richiama all'anniversario della Prima Guerra Mondiale. Però fondamentalmente il richiamo alla Prima Guerra Mondiale sembra, non voglio dire secondario, ma o quantomeno sembra altrettanto importante quanto il richiamo al territorio. Sì, ha pienamente ragione, infatti. Diciamo che il centenario della Prima Guerra Mondiale è diventato un contenitore all'interno del quale diciamo, si è maturata sul territorio non solo nostro, ma credo di tutto il fronte su cui si sono svolte queste tragiche vicende, la consapevolezza di diciamo, unire le forze per procedere in un percorso comune di valorizzazione dell'intera area. Si è acquisita la consapevolezza anche lavorando, quindi anche tra tecnici, dell'enorme potenzialità che sta assumendo questo territorio, che riesce ad unire, diciamo, le bellezze della montagna aspra con quelle che sono le caratteristiche delle zone collinari, di pianura e perfino di mare, insomma, quindi nell'arco di un'ora e mezza, quindi c'è la possibilità di spaziare da paesaggi che variano a 360 gradi. Quindi si è voluto unire, ecco, questa opportunità cercando di creare, ecco, delle possibilità che potessero diventare attrattore per turisti chiamati qui da richiamo di questo evento così storico, così importante, e per conoscere anche e approfondire meglio le conoscenze di questo nostro territorio che, ripeto, offre grandissime potenzialità. Ma quello che è più importante è che vedo che sta emergendo la consapevolezza della necessità di dare continuità a questi sforzi che ci sono stati, quindi, perché è stato sicuramente un impegno sotto l'aspetto, chiamiamolo sì, amministrativo, e nella gestione burocratica, ecco, passatemi questo termine che magari non è visto in maniera molto positiva talvolta, per diciamo, dare continuità a tutto questo impegno, a tutto questo impegno che c'è stato. E la risposta anche da parte del territorio, devo dire, è stata molto, molto importante e molto significativa, perché vediamo che anche da parte, ecco, dei privati che investono nella realizzazione di, mi è capitato anche recentemente proprio su altre iniziative, che investono quindi nella realizzazione di strutture ricettive o nel recupero di aree che quindi sono finalizzate anche a una valorizzazione turistica, c'è quindi la consapevolezza di dare un significato, una continuità in tutte queste attività, proprio col richiamo quindi del turismo che sta arrivando e che verrà per visitare questi siti. Mi sembra che il nostro paese, sotto certi aspetti, per quanto riguarda appunto, è un termine forse troppo eccessivo, ma comunque per quanto riguarda, diciamo, lo sfruttamento turistico di alcuni luoghi collegati ad eventi storici anche drammatici, e forse da un certo punto di vista la Prima Guerra Mondiale fu forse l'evento più drammatico rispetto al numero di morti nei campi di battaglia, eccetera. Però sembra che nel nostro paese, forse per una certa educazione che ancora portiamo dietro, si abbia un po' ci si fermi, no? Prima, non so, in Francia non si pongono minimamente il problema di trasformare le spiagge dello sbarco in Normandia in luoghi di attrazione turistica. Io non le ho visitate, ma desumo che ci saranno probabilmente anche le scodelle con tutto ciò, sì, sì. Tutta quella sorta, diciamo così, che le posso confermare che è così.
Ecco. Sì, stato, sì, sì. Da noi c'è ancora, no, questo, questo atteggiamento un po' prudente, diciamo così, insomma. Oppure sta cambiando? Allora, intanto c'è da dire che purtroppo ci si aspettava molto di più da questo centenario, nel senso che si prevedeva che un'occasione così importante, di un qualcosa di così immensamente drammatico come è stata la Grande Guerra, avrebbe incuriosito, avrebbe stimolato a conoscere di più, in particolare in Italia e anche nei paesi che avevano combattuto dall'altra parte. In realtà ci stiamo accorgendo che la cosa non sta andando proprio così. I motivi sono molteplici. In un primo momento devo dire che in qualche modo questa epopea, che è diventata poi un'epopea eroica nazionale, è stata talmente sfruttata negli anni subito dopo la guerra che in qualche modo sembra quasi che si sa già tutto, non c'è più nulla da vedere, non c'è più nulla da capire, tutti sono già stati a Re di Puglia. Questa stanchezza, anche da una retorica sicuramente, sì, questo sì. Ci si sta accorgendo alle varie manifestazioni, celebrazioni che ci sono annualmente anche a Re di Puglia, dove sempre c'è un sempre minor afflusso di persone. Questo io credo che probabilmente dovremmo cambiare un po' strategia, perché in realtà anche i punti di vista dell'interesse, non solo della storiografia, ma anche delle persone, è cambiato. Certo. Oggi si guarda non tanto più all'epopea eroica, di cui ormai si sa praticamente tutto, ma si guarda a eventi, ai personaggi, alle persone, ai soldati che sono morti su queste fronte. Da questo punto di vista credo che molto si potrebbe ancora fare, c'è ancora tempo, sicuramente alcuni siamo partiti tardi di qualcuno, ma ci mettiamo anche noi. D'altro canto non si è capito che una grande opportunità era la nuova coscienza nazionale di tutti gli stati nuovi europei che sono nati dopo il crollo del muro di Berlino, che hanno intrapreso un percorso diverso e che questa storia la conoscono poco o nulla in termini di ampi. E perché? Perché dopo la prima guerra era una sconfitta che non c'era nulla da celebrare, da ricordare, per un impero che non esisteva più. Poi, arrivato al momento del comunismo, tutto partiva da lì e andava avanti. Oggi ci si ritrova in uno Stato che ha bisogno di riprendere le file della propria storia. Non dell'epopea, ma delle file dei propri figli che qui hanno combattuto, che molti, moltissimi sono morti, di cui si è persa ogni traccia, e che sia così veramente lo posso confermare per un interesse che sta crescendo a 100 anni di ricercare le sorti dei propri congiunti. È sempre più presente, non solo a Trieste, ma sento un po' andando in giro proprio alle presentazioni di questa chiusura del progetto Potmiru, Vie di Pace, che è una cosa che avviene anche da altre parti. Quindi probabilmente, e noi stiamo facendo qualcosa anche in questo senso, forse è il caso di fare leva anche sulla storia che vede Trieste protagonista in un contesto più ampio, quello famoso della Mitteleuropa. Poi dopo la interrogo su questo. Spero di rispondere, di essere preparato. Peraltro indirettamente lei, come si dice, mi tira a cemento, perché quando si parla appunto di ricordare la prima guerra mondiale, parlando di chi ha combattuto, basta andarsi a rivedere e a leggere Un anno sull'altopiano e Uomini contro di Francesco Rosi e non occorrerebbe più altro, insomma. Però, dottor Rolla, questo tipo di iniziative, no?
possono contare anche su tutta una serie di strumenti di comunicazione che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili. La diffusione degli audiovisivi, che ormai si possono diffondere anche attraverso la rete senza nemmeno dover avere, che ne so, il DVD da proiettare, si può scaricare, eccetera. La rete stessa consente a chi dà vita a queste iniziative di scambiare idee, suggerimenti, programmi. Quindi anche, voglio dire, ogni iniziativa in tal senso diventa anche palestra per studiare iniziative nuove alla luce di ciò che queste stesse iniziative propongono. Beh, certo, insomma, sicuramente cambia il mondo, cambiano anche gli strumenti in cui si diffondono e si promuovono queste iniziative, e soprattutto cambia anche l'approccio da parte del chiamiamolo così, del curioso, dell'interessato. Per cui noi adesso ci troviamo di fronte a un'utenza, chiamiamolo così, che arriva molto più preparata, perché arriva già sfruttando tutti i mezzi di conoscenza che ci sono, internet, gli smartphone. Arriva già preparata e sa già cosa vuole andare a conoscere, a visitare, e si è già fatto una specie di autopreparazione in maniera tale così anche da acquisire magari già una consapevolezza maggiore rispetto a quella che c'era un tempo. In questo senso anche noi abbiamo quindi puntato sia su questo che su altri progetti, su altri che ne abbiamo in corso, sulla necessità quindi di affiancare quelli che erano i normali, tradizionali strumenti di diffusione, di promozione delle iniziative, anche queste nuove tecnologie. In particolare su tutto abbiamo cercato di predisporre anche i Q-code, quindi la possibilità di scaricare tramite smartphone, quindi tutte le necessarie informazioni, quelle di base, insomma, parliamo, per conoscere e apprendere quelle che sono le informazioni principali e fondamentali. Questo da un lato vi dà un po' di maggior respiro, nel senso per potervi concentrare su altri aspetti dello stesso programma. Voglio dire, il fatto di non dover proprio prendere per mano il visitatore, eccetera, ma di avere a che fare con qualcuno che ha già in mente come incominciare a muoversi. Ma da un lato sì, però dall'altro diciamo crea la necessità di rendere noi sempre più, diciamo, preparati sotto l'aspetto tecnologico, perché tante volte parliamo, capita anche a me, di strumenti di cui sinceramente non ho mai sentito parlare, e quindi c'è la necessità di andare quindi a informarsi e a prendere conoscenza proprio personale di cosa si tratta. Poi c'è il problema proprio del costante e continuo aggiornamento di questi strumenti, certo, perché sappiamo benissimo che la velocità con cui si muove il mondo ormai sotto nel campo di queste risorse è velocissima, e quindi bisogna di volta in volta tenere costantemente aggiornati, e questo se da un lato magari comporta sicuramente delle economie sotto l'aspetto della gestione della spesa, però ti mette nelle condizioni di dover prevedere che ci sia un continuo, per dare continuità quindi a questi investimenti ci deve essere un continuo aggiornamento, ecco. Ci sono però alcune cose da sottolineare curiose. La prima cosa è che nel predisporre questi strumenti noi avevamo un progetto che è terminato e un altro che stiamo incominciando, che attiene proprio alla Grande Guerra. L'altro era un più ampio marketing del territorio. Gli aspetti particolari sono questi. Uno, che non siamo e facciamo fatica a convincere che dobbiamo convogliare tutti su pochi strumenti ma buoni. Questa è la prima cosa. Ognuno vuol fare il suo e quindi tanta informazione, nessuna informazione. L'altra questione che avevamo da superare, che è stata veramente dura, è il fatto che i triestini, ma credo che valga per tutto, per tutti, interpretano il proprio territorio con un punto di vista di luoghi di interesse e di importanza che non sono quelli dei turisti.
Ho capito. E quindi quando abbiamo presentato il progetto visto dal punto di vista dei turisti, abbiamo avuto difficoltà a convincere comuni e operatori che le motivazioni erano supportate da uno studio approfondito, in una maniera, credo che uno studio così approfondito mai era stato fatto prima, che dimostrava che cose magari, ora non si parla chiaramente di Miramare o di Piazza Unità d'Italia o Castello di San Giusto, cose di questo genere, ma su altre location che il triestino, io, noi tutti riteniamo importante, non è visto così dal turista. Quindi bisogna anche ribaltare un po' la cultura da questo punto di vista. Le faccio un'ultima domanda, Presidente, perché è quella che le chiedo anche di essere breve nella risposta, ma mi rendo conto persino io che sarà poco possibile. Però proviamoci, dai. Lei diceva prima, no? Bisogna che... o quantomeno c'è già, quando si parla di prima guerra mondiale, no? O di post prima guerra mondiale, la consapevolezza che queste terre fanno parte di un come dire, di una congerie più grande, no? Questo tipo di discorso è logico, ma in qualche modo è comprensibile che si interrompe quando si parla della seconda guerra mondiale. Cosa c'è ancora da fare perché questo tipo di, appunto, questo tipo di approccio storico, politico, sociale alla storia del secolo scorso di queste terre possa in qualche modo continuare e che non ci sia quella cesura drammatica causata, sappiamo benissimo, da che... Però c'è una cesura, insomma. Assolutamente sì. Io credo che il primo passo è lasciar fare il proprio mestiere a ognuno dei protagonisti, dei soggetti. Quindi lo storico deve fare lo storico. Oggi lo storico fa lo storico guardando punti di vista particolari. Molti archivi si sono resi disponibili, si sanno molte più cose di quante se ne sapevano prima. Quindi il contesto, i luoghi, le date, gli accadimenti sono... questi sì, condivisi, perché ormai certo, così è e basta. Altra cosa è il vissuto delle persone. E qui devo dire che spesso neanche 100 anni servono per superare. Sì. Io non voglio dire qui perché credo che la persona potrebbe riconoscersi per quanto... Ma io sono stato sollecitato a prendere delle iniziative su una questione che ha un impatto importante a Trieste, della Prima Guerra Mondiale, con un'enfasi rapporto tra l'Italia e il resto e l'ex impero, che francamente pensavo assolutamente superato, come in realtà è superato per esempio da parte delle forze armate. L'organizzazione Grigio Verde, i militari stessi che oggi collaborano all'interno della per NATO anche le associazioni d'arma austro-ungari dell'Austria, dell'Ungheria e così via, e anche altre hanno superato questo. Curioso che le persone invece un po' meno, i politici un po' meno. Se questo poi lo rapportiamo anche alla Seconda Guerra Mondiale è ancora più complicato, perché il problema è che le cose sono, ma il vissuto ognuno lo vede da un punto di vista diverso. Sì. E poi più passano gli anni, questo è un dato assodato, più in realtà si rielabora anche con il proprio vissuto, ovviamente che qui è stato spesso tragico. Quindi mi pare difficile, no? È un percorso semplice, ci vuole fare una fatica non banale, ma soprattutto spesso poi si viene anche travisato coi desiderata, cioè molti fanno un mito di qualcosa che poi proprio un mito non era, perché la guerra, da qualunque parte la si guardi, secondo me è un affare che è meglio che non si veda più, purtroppo. E qui questa è stata anche la seconda guerra, è cominciato con la prima, ma la seconda
ha lasciato grandi ferite, certo. Grandi ferite. Allora, se posso soltanto un attimo, sì. Integrare, oltre a quanto aveva già detto la vicepresidente, devo dire con piacere che io ho riscontrato nel lavorare su questo, su altri progetti, soprattutto lavorando in stretta sinergia anche con omologhi, enti locali e altre realtà slovene, è maturata proprio la consapevolezza, la convinzione che queste terre vadano valorizzate, promosse come una realtà unica. Quindi diciamo sotto questo aspetto diciamo che si è superato, sì, quel, sì, concetto del confine, della separazione, perché la terra è la terra di tutti. Allora, siamo in chiusura, abbiamo sfiorato un pochettino, vediamo se poi recuperiamo. Io ringrazio il vicepresidente della provincia di Trieste, Igor Dolenz, e il dottor Pierpaolo Olla della provincia di Trieste per essere stati con noi. Buon lavoro ad entrambi. Allora adesso mi date solo un po' di tempo che mi riposo un po' prima del telegiornale, un po', 5 minuti. E Trieste in diretta torna lunedì alle ore 18. Grazie a tutti, buon proseguimento.